mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?» Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca. Va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi». Ma egli, rattristato per quelle parole, se ne andò afflitto, poiché aveva molti beni. Gesù amò quel giovane e, a quanto capisco, desiderava averlo con sé come discepolo. Ma la vita del giovane era troppo complicata. Egli aveva troppe cose di cui preoccuparsi, troppi affari da curare, troppe persone con cui relazionarsi. Non poteva abbandonare tutti i suoi interessi. Così, rattristato e scoraggiato, abbandonò Gesù. Questo racconto non implica un enorme balzo da tutto o niente, ma piuttosto una lunga serie di piccoli passi nella direzione dell'amore. Per il giovane ricco la tragedia non consisteva nel fatto che lui non era disposto a rinunciare alla sua ricchezza. Chi lo sarebbe? La vera tragedia per lui fu il fatto di perdere qualcosa che sia lui che Gesù desideravano, e cioè l'opportunità di sviluppare una profonda e intima relazione. Non è questione di distacco, quanto questione di avere piena fiducia e seguire la voce dell'amore. Il distacco è solo la conseguenza di un più grande attaccamento. Chi si preoccuperebbe dei propri pochi beni se fosse invitato ad essere intimo del Signore dell'abbondanza, il quale ci offre più pesce di quanto ne possiamo pescare e più pane di quanto ne possiamo mangiare? Che sarebbe accaduto se il giovane ricco avesse risposto affermativamente a Gesù? Sarebbe anche lui diventato, proprio come gli altri discepoli, una fonte di speranza per innumerevoli uomini? Egli esce dalla storia e nessuno più sentirà parlare di lui. Quale perdita! Seguire la voce dell'amore passo dopo passo, con la fiducia che Dio ci darà tutto ciò di cui abbiamo bisogno, è la grande sfida. Solo quando veniamo a contatto con le esperienze della nostra vita e abbiamo imparato ad ascoltare i nostri ardenti desideri di liberazione e di vita nuova, possiamo renderci conto che Gesù non ha soltanto parlato, ma si è avvicinato ai nostri più personali bisogni. Il Vangelo non contiene solo idee che vale la pena di ricordare, è un messaggio che risponde alla nostra individuale condizione umana. Buona giornata.